Cosi! Cosi! Grande primo tempo, peccato non aver trovato il secondo gol. La ripresa è stata più da sofferenza, anche se la Juve è calata di fatto fisicamente. Non ci hanno avuto grandi occasioni, la gestione del pallone certi tratti non è stata ottimale. Però la prima partita, bene così, vamos Juve! Live reaction di Parma Juventus prima di campionato. Non c'ho ancora la seconda maglia, quindi ho messo la seconda, quella dell'anno scorso, per non mettere la prima. È uscita da poco la formazione, non c'è neanche un nuovo in campo. Gioca De Sciglio a destra, gioca Matuidi a centrocampo, sul centro sinistra c'è Higuain in attacco e non Dybala. E non vi dico quello che già sto leggendo sui social, perché chiaramente moriremo tutti tra 95 minuti. Vedremo chi avrà avuto ragione. A dopo, ciao. Parma Juve, prima giornata, Serie A Team live reaction fino alla fine, vamos Juve! Dietro sul sinistro arriva quasi in zona tiro, bravo! Posizione non distante dalla porta di segno, scattato con un'altra parte, lancio, no! Questa era buona, era Comondo, recupera, recupera! Queste non te le puoi mangiare. Che palla Higuain che gli ha dato. Buonissimo primo tempo della Juve. I tre davanti quando duettano in velocità è tanta roba. Bellissimo lo scambio Higuain a Ronaldo, con Ronaldo che è andato fuori da pochissimo. Vantaggio meritato. Peccato il raddoppio, ma era fuori gioco. Per adesso bene così, vamos Juve! Comunque ladro, ha calciato fortissimo. Adesso voglio vedere se la palla gli si è leggermente alzata quando che l'ha impattata, ha tirato le sinistro con una forza, una che velocità sassata, no, terra, l'ha colpito. Per Ronaldo che da lì può andare in zona tiro. Ronaldo si sposta il pallone, faccia il tiro, porca miseria, cazzo, è stato bravo sempre soprattutto a tenere quella palla, il tiro fortissimo, porco mondo, non è venuto angolato. Adesso di Hernani, gran bomba distante la porta di Szczęsny, forte, calciato fuori, questo è sicuro. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video post gara, ovviamente di Parma-Juventus 0-1. Si riparte da 3, si riparte ovviamente dai 3 punti conquistati al Tardini alla prima giornata del campionato 2019-2020. Si riparte dal 3, dal numero 3, dal capitano, da Giorgione Chiellini, che al minuto numero 21, guarda caso 2 più 1 fa 3, realizza il gol in su azione praticamente di calcio d'angolo. Si è creata questa mischia, Giorgione Chiellini è stato quello più lesto con la zampata che ha realizzato il gol che poi ha deciso questo Parma-Juventus. Una vittoria che possiamo dire è assolutamente strameritata da parte della Juventus in virtù di un buonissimo primo tempo giocato dalla Juve. I primi dettami tattici di Sarri si sono visti: il giro palla veloce, l'aggressione alta sull'avversario a riconquistare subito il pallone, e poi i tre davanti, Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo, che nel primo tempo si trovavano a meraviglia.
Ronaldo ha ingaggiato praticamente una battaglia personale contro Sepe, aveva trovato il gol del 2-0, il gol che è stato, come ben sapete, avete visto, annullato per un fuorigioco che definirlo millimetrico è un eufemismo. La Juventus che ha prodotto tantissimo in fatto di occasioni, è stato Ronaldo praticamente quello più pericoloso nei confronti di Sepe, ma una Juve che non ha trovato il raddoppio che sarebbe stato strameritato per quanto ha prodotto e che quindi con il golletto di vantaggio è arrivata fino alla fine della partita. In poi, dopo un secondo tempo nel quale possiamo dire la stanchezza l'ha fatta da padrona, è entrato Rabiot, però a centrocampo, a parte una bella azione in velocità che poi ha portato al tiro di Ronaldo, respinto guarda caso da Sepe, ma Rabiot oggettivamente ha fatto non ha avuto un buon apporto, un buon impatto su questa partita, ha fatto qualche errore di troppo, così come non l'ha avuto Bernardeschi, anche se è entrato negli ultimi minuti. È molto meglio Quadrado quando è entrato in campo al posto di Douglas Costa. Una Juventus che comunque ha avuto un'ottima fase difensiva nella ripresa, nel momento in cui sono oggettivamente venute a mancare le gambe. Difatti, a parte una punizione del Parma, altre clamorose occasioni loro non ne hanno avute. Abbiamo fatto anche errori abbastanza banali proprio in uscita, ma sintomo che nella ripresa le gambe non ci giravano chiaramente come il primo tempo. Sono stati difatti errori di disimpegno davvero banali, proprio passaggi in uscita scolastici, ma come detto la prova difensiva della Juventus è stata ottima. La Juve aveva incassato tantissimi gol nel precampionato, in vero in questa partita, se non ricordo male, Szczęsny ha fatto una parata importante nel primo tempo su un'azione quasi casuale davvero del Parma. Per il resto è stato praticamente disimpegnato, non ha dovuto fare grossi interventi, proprio banale amministrazione e sulle palle praticamente in uscita. Quindi, ma quello che era importante era partire bene, partire con tre punti, partire con una vittoria. È stata una vittoria alla fine sporca, ma comunque vittoria è stata su un campo sul quale, torno a ribadire, la passata stagione abbiamo vinto 2-1 faticando tantissimo. Quindi, essendo la prima giornata, va bene così, va benissimo così. Ci sono ovviamente dettagli da limare, c'è una condizione fisica che ovviamente deve crescere, ma c'è anche un Cristiano Ronaldo che già è carico a pallettoni. Come detto, è stato lui quello più pericoloso stasera, oggi pomeriggio al Tardini, e soltanto un Sepe in forma smagliante gli ha negato il gol che sarebbe stato meritatissimo. Va bene così, abbiamo iniziato con una vittoria nel segno del 3 punti, gol decisivo del numero 3, Giorgione Chiellini capitano. Vi saluto ai prossimi appuntamenti e come sempre fino alla fine, vamos Juve, ciao a tutti.